Con l'arrivo dell'estate, i ragazzi fra 14 e 19 anni potranno tornare a prestare servizio di volontariato per la società. Dopo i successi delle scorse edizioni, l'Unione della Romagna Faentina ripropone anche quest'anno il progetto Lavoro in Unione, una o due settimane delle vacanze degli studenti donate alla comunità per svolgere lavori in biblioteca, nei musei o nei palazzi comunali, a sostegno degli anziani o delle mamme, aiutando i centri ricreativi o le associazioni impegnate nel sociale. Saranno 185 i posti a disposizione, ampliabili in base alle richieste. 30 i progetti suddivisi lungo tutto il territorio, 240 invece le adesioni dello scorso anno, quando parteciparono anche 14 minori stranieri non accompagnati. I lati positivi sono diversi, perché in primo luogo nel periodo estivo hanno la possibilità di impegnarsi presso associazioni, presso enti, anche presso quest'ultimo anno sociali o aziende vere e proprie, dove possono svolgere operazioni, attività attiva di volontariato, tutti quanti nello spirito della collaborazione, della tutela del bene comune, del lavorare per gli altri, sia dal punto di vista formativo to cure, sia dal punto di vista anche della passione alla comunità, insomma ai valori della nostra comunità, è molto prezioso. Poi chiaramente ci saranno anche, no, noi come Unione del Lavoro riconosciamo anche dei crediti formativi e quest'anno abbiamo anche due nuovi gadget da regalare ai ragazzi alla fine dell'esperienza. Saranno abbiamo una collaborazione con Cinedream, quindi avranno biglietti a Cinedream per appunto andare al cinema, oppure dei biglietti d'ingresso alla piscina, quindi insomma ci sarà anche un riconoscimento, come dire, ricettivo. Ecco, vi aspettavate la risposta, i numeri delle risposte dei giovani degli anni precedenti, che sono stati numeri importanti? Sì, noi cerchiamo di attestarci ai numeri dell'anno scorso. L'anno scorso siamo riusciti ad attestarci su 240 ragazzi che hanno lavorato nei vari periodi, nelle varie realtà che si sono prestate su tutta l'Unione dei comuni, e cerchiamo di raggiungere anche quest'anno più o meno la stessa cifra, anche perché le persone, le famiglie, i genitori, i genitori che chiamano, sono moltissimi, stanno già arrivando moltissime telefonate. L'anno scorso in pochissimi giorni si erano già riempite tutte le disponibilità, e quest'anno pensiamo che si vada nella stessa direzione. Il fatto che appunto in pochissimi giorni ci sia una domanda così intensa ci fa appunto concludere che appunto si tratta di un'iniziativa buona, utile, e quindi chiaramente cercheremo di continuarla e di ampliarla ulteriormente.